oggi lei ha detto una cosa interessante, mi ha colpito, guardi. Si dimetterà il giorno in cui un esponente del Movimento 5 Stelle le spiegherà il senso delle sue parole. Ci provo. Quando lei ha detto aiuti alla natalità, voleva dire il raddoppio delle tasse sui pannolini e sui prodotti di prima infanzia. Quando ha detto cancellazione delle accise, voleva dire aumento delle accise. Quando ha detto aiuti ai pensionati e stop Fornero, voleva dire taglia le rivalutazioni delle pensioni. Quando lei ha detto blocco navale, intendeva dire facciamo il blocco dei treni. Quando lei ha detto diamo ampio spazio d'ora in poi al merito, intendeva dire riconosceremo il merito solo ai familiari e ai nostri amichetti. Quando lei diceva, si ricorda quando diceva no al regionalismo, beh, intendeva dire sia una riforma che rafforzi le regioni sino a spaccare l'Italia. Quando lei predicava l'inflessibile lotta alla mafia, intendeva dire facciamo la guerra ai campioni dell'antimafia come De Lao, Scarpinato. La smetta. Scusi, e gli investimenti in sicurezza dove sono? Ma visto che mancano 22.000 unità fra carabinieri e poliziotti nelle nostre città, guardi che rispetto al mio governo nel 2019 sono aumentati il 23% le rapine in strada. E lei sta distraendo risorse economiche e risorse umane oggi per mandare 16 migranti in Albania che poi ritorneranno, mentre ne arrivano 1.000 in 24 ore a Lampedusa. Presidente Meloni, dove sono i suoi post furenti sulla sicurezza? Non se ne occupa più della sicurezza adesso che al governo.